Sono Ludovico, ho 19 anni, vengo da Milano e sono uno studente di ingegneria meccanica. Io sono un appassionato di motori, di macchine, di barche. Quando ero piccolo mi ricordo che spesso andavamo a vedere le macchine nuove che uscivano, chiedevo ma la cilindrata, il cambio, il volante, i sedili. Buonasera, Buonasera. Buonasera. benvenuto, salve. Io sono Alessandro, lei? Piacere, Ludovico. Ludovico, benvenuto. Mi dia il soprano. Ho una grossissima passione che è la chitarra e la suono da ormai 10 anni. Lei è il primo del tavolo e si fa un aperitivo. Benissimo. L'estate mi diverto ad andare in barca a vela, ad andare sulle derive, è comunque un bel momento. Si goda la serata. Grazie. Grazie, a lei. Diciamo che mi piace fare sport, andare in bicicletta, andare a nuotare. Buonasera. Ciao, buonasera. Preferisci un canice di bollicino o un cocktail? Volentieri, bollicine. Bollicine? Grazie. Che eleganza! Grazie. Complimenti. Sono Chiara, ho 23 anni, vengo da Milano e lavoro per un'azienda che vende liquido antigelo e mi occupo della parte contabile e commerciale. A me piace molto fare parole crociate, mi piace giocare a scacchi, mi piace fare sport. 2 anni fa magari ero più rigida, più introversa, più riservata, ora sono molto più estroversa, mi adatto facilmente alle situazioni. Buonasera, Buonasera. benvenuta. Grazie. Ciao, io sono Alessandro. Piacere. Chiara. Chiara. Spero che appena vedo l'altra persona scatti qualcosa, un'attrazione fisica, quello che può scattare ovviamente all'inizio quando due persone ancora non parlano. C'è qualcuno che la sta aspettando al bar? Sì. Ok, va bene, grazie. Non sia mai che mi prenda molto il lato caratteriale, non lo escludo, però logicamente se c'è anche un'attrazione fisica iniziale è anche meglio. Ciao, Ciao, piacere Chiara. Ludovico. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, tu? Bene, sono un po' teso. Sei tu? No, Tu? io sono abbastanza Sei tranquilla. tranquilla? Sì. Sono single perché ancora non ho trovato la persona della mia vita. Ho incontrato diversi ragazzi, non sempre magari mancava qualcosa in loro. Semplicemente o non è scattata una chimica iniziale o non ho trovato quello che cercavo in quelle persone. Cosa studi, quindi dici? No, io lavoro. Lavori? Cosa fai? Sì, sono impiegata in un'azienda che vende liquido antigelo per le automobili. È un po' un mestiere un po' atipico, però sì, faccio. Tu Io sono invece? ingegnere meccanico, quindi Ah, quindi cioè tu studi? studio Ah, quindi sei ingegnere. esperto di automobili. Sono un appassionato di automobili. Ah. Sì, di automobili, di Se barche. dovessi scegliere tra un ragazzo intraprendente e uno più pacato, riservato. Buonasera. Buonasera. Cresce delle bollicine anche lei? Sì, grazie. Andrei su quello intraprendente, ovviamente. Tu sei figlia unica? Un No, ho un sorello e un sorello. sorello e una fratella. Io Tu? una sorella. Più grande? 96. Quindi è più grande di te del 97, quindi tu sarai un 98-99. Tu puoi continuare a fare tutte le tue stime. Io so. L'età è un problema quando è troppo, cioè in basso è un problema, nel senso, preferisco una ragazza semmai un pochino più grande rispetto a una ragazza un po' più piccola. Dai, sono curiosa. Vabbè, dai, non è così Ma importante. sì, ma sto scherzando. Le ragazze un po' più grandi hanno sempre suscitato interesse e fascino su di me. Basta, parlami di te. Parlami di te. Un po' vaga come domanda, mi rendo conto. Capisco una persona se gli piaccio dal suo sguardo e ovviamente da cosa guarda. Le labbra è una parte di me che è molto apprezzata dalle persone con cui esco. Vogliamo parlare di relazioni passate? Siamo arrivati a questo punto. Beh, oddio, se vuoi possiamo parlarne. Da quanto sei single? In realtà da un po'. Da un po', vabbè. Sì, da un po' perché non ho trovato la persona con cui, diciamo, star bene, ecco. Penso di non trovare l'amore, in primis perché io sono abbastanza selettiva. Io non mi accontento, quindi se non sono sicura fino in fondo non mi butto. Mai avuto, cioè, relazioni un pochino più importanti così? No. Per tua scelta, per tua Ma volontà o diciamo perché? che può essere che tu esci con una persona
ti trovi tanto bene e può essere che non sia corrisposta la cosa, oppure è capitato altre volte in cui ero io magari a fare il passo indietro. Con il tempo sono maturata e adesso mi sentirei anche pronta a una ipotetica relazione. Io invece di storie serie, se vogliamo categorizzarle così, sì, diciamo che non sono mai andato oltre la quota dei 5-6 mesi. Ma quindi da parte tua? Quindi tu dopo 5 mesi non eri più intenzionato a? Non trovo l'amore perché tendo a cercare delle persone sbagliate nel momento sbagliato. E secondo me arrivi a un certo punto in cui la relazione potrebbe prendere una piega più o meno seria. Esatto, di una storia un pochino più seria. Non mi sono sentito pronto. Primo impatto da fuori sembra che io sia un pochino snob, però in realtà sono una persona aperta e morbida. E i tuoi amici come sono? Tutti fidanzati o...? No, non sono tutti fidanzati. La normalità è che nessuno sia fidanzato, a parte magari uno, ecco. Sotto sotto ho nascosto un guscio un pochino più duro che veramente poche persone sono riuscite a scalfire, se mai ce n'è stata qualcuna. Tu invece hai tutte amiche... Non ho un'amica single, è pazzesca questa cosa. Ti pesa, non ti frega niente avere amiche fidanzate? Ma diciamo che no, pesare no, perché alla fine è anche sbagliato uscire con una persona quando non sei neanche sicuro, no? Alle volte secondo me bisogna anche un pochino buttarsi all'inizio e farsi poche domande.